Una vittoria con 5 gol all'attivo col Foggia e una sconfitta con 4 gol al passivo a Perugia. Numeri Zemagnani, ma è ancora presto per dire quale delle due è la dimensione reale del Pescara. Forse non lo si saprà neanche dopo la gara di questa sera, ore 20:30. Un vero e proprio match di cartello, perché all'Adriatico Cornacchia arriva una delle squadre più attrezzate della categoria, il Frosinone. Un bel banco di prova per il Delfino, ancora alla ricerca della giusta alchimia, la giusta combinazione di uomini per sviluppare il credo dell'allenatore Boemo. Ieri in conferenza Zeman ha detto chiaramente cosa vuole: una squadra intanto più spregiudicata e poi corta. In tal senso i difensori devono essere più coraggiosi e meno prudenti. O la linea sale e compatta la squadra, o sono gli altri reparti a dover scendere, con naturale ripercussione sulla prediletta fase offensiva. Se la squadra si allunga, poi arrivano le ripartenze subite dal Perugia e soprattutto dal Foggia, per quanto la squadra di Stroppa non abbia concretizzato. Problema legato alla mentalità, sulla quale Zeman deve ancora lavorare tanto. Con Campagnaro e Fornasera ancora assenti e Bovo non in condizione, Coda e Perrotta saranno confermati al centro. Crescenzi insidia un posto sulla fascia a Zampano e all'ex Mazzotta. In mediana il Boemo crede nella coesistenza tra Proietti e Brugman. Loro ci saranno. Per la terza maglia Palazzi potrebbe soffiare un posto a Koulibaly, che ha steccato le prime due gare. In attacco sono ancora K.O., Mancuso e Latelat, mentre tornano disponibili Capone e Del Sole. L'esterno napoletano completerà il tridente con Benali e Pettinari. Zeman ha fatto intuire che il centravanti Scuola Roma sarà ancora una volta preferito a Ganz. Fisicità, sacrificio sono le componenti decisive, oltre ad un ritrovato fiuto del gol. Il Frosinone arriva a Pescara a punteggio pieno dopo le vittorie su Provercelli e Cittadella. Al neotecnico Moreno Longo il compito di centrare l'obiettivo sfuggito a Marino per un soffio lo scorso anno, con una squadra che ha cambiato poco ed ha aggiunto ulteriore qualità in attacco con Ciano e Citro. Questa sera mancheranno Dionisi, l'ex Soddimo, Crivello e Zappino. Davanti all'estremo Bardi agirà il trio difensivo Terranova-Ariaudo-Krajnc, Paganini e Beghetto gli esterni, Gori, Maiello e San Marco gli interni, l'ex Daniel Ciofani e Ciano in avanti. In caso Longo opti per un assetto più offensivo, l'ex Trapani Citro prenderà il posto di Maiello.